Mercoledì 23 febbraio siamo alla sede dell'Aquila Basket e siamo in compagnia di colui che da oggi entrerà a far parte del roster. Toto Potrai, Toto, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, che tipo di esperienza è per te essere approdato qui in una squadra che comunque sta veramente facendo un grande campionato? Ti assona qualcosa con la Forlì dell'anno scorso? Comunque so che sei passato appunto in Lega 2. Sì, so che c'è un grande gruppo, noi l'anno scorso in Forlì avevamo un grande gruppo, penso che questo sia uno dei segreti per fare bene tanti anni, quindi ho conosciuto i ragazzi ieri, mi sembrano tutti bravi ragazzi che stanno oggi insieme, quindi dai, ci sono già delle similitudini. Dal punto di vista del tuo contributo, quel grande contributo storico che hai dato a Forlì, so che avevi una frattura e comunque sei riuscito con perseveranza a portare avanti e a conseguire un obiettivo di alto rilievo. Immagino che la tua tenacia sia fondamentale, non sia mutata innanzitutto, ma sia fondamentale anche per quanto riguarda il contatto al Trento. Sì, diciamo che è una delle mie caratteristiche, quindi adesso ce la metterò tutta per portare a Trento il più alto possibile. Ti vedo emozionato. Sì, sì. Ti sei già allenato con i tuoi nuovi compagni di squadra? Ieri ho fatto atletica e basta, quindi oggi è il primo allenamento di basket e non vedo l'ora. Immagino una piccola così, un piccolo flash a quello che potrebbe essere la prima vostra partita, quindi quella con Ozzano, contro Ozzano sabato. Sì, niente, adesso spero inserirmi presto nei meccanismi della squadra senza interferire molto, quindi dai, adesso sabato ci aspetta una grande partita per anche dare una, diciamo, un cambio di impronta a quest'ultimo periodo del Trento. E allora vediamo di ripartire con il tutto giusto e quindi diamo l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori, ma anche a chi non ci segue ovviamente, a quello che sarà lo scontro della Bitoncavara appunto con Ozzano sabato prossimo al Palatrento con l'esordio appunto casalingo di Toto Corrai. Ci vediamo sabato al palazzetto e spero una grande presenza del pubblico.